Beh, ma questa è la Papa Giovanni, la Ah sì, conosco bene. la sala Papa Giovanni. Sì. Aspetta che qua cos'è che qua che è una carega, mamma mia. Occio, Per carità, per carità, è bello il buio, bello il buio, però se ci fosse appena appena uno spiraglio di luce, non mi lamento io, ah! Cos'è sta roba? tutto bene? Sei vivo? Ah. Allora, aspetta che qua c'è la tapparella. Olè. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Beh, tutta un'altra cosa, Oh, adesso sì che ci siamo. direi che ci si vede bene o no? Eh sì, Non vedi? guarda quanti particolari che prima non ricordavo. Ma veramente? Per esempio, guarda quelle casse là. Sì, Sono una cosa meravigliosa. Prima nero col nero, buio col buio, non si vedeva niente. Chi è che avrebbe mai visto questa cassa qua? Guarda quel quadro là. È gigantesco, è luminoso, ma con le finestre giù chi è che lo vede? Non lo vede sì. nessuno, no? Questo particolare, ma poi guarda soprattutto quel particolare, questo particolare qua. Io direi che quell'immagine lì che tu vedi dà proprio luce a tutto questo dipinto. No, Direi no. proprio che è il centro luminoso. È proprio vero. Bellissimo. Tu prova a pensare anche nella nostra vita, Gesù, che cosa fa? Gesù è la luce. Entra con la sua luce nella nostra vita e ci fa cogliere i particolari che possono diventare un'opportunità per incontrarlo. Certo, uno può orientarsi, può barcamenarsi nelle tenebre, può andare a tastoni cercando di evitare l'ostacolo, perlomeno di aggirarlo, ma prima o dopo ci va addosso. Se ha la luce di Gesù, la luce della fede, sicuramente riesce a vedere l'ostacolo. Riesce anche ad andare oltre perché con il Signore che ti fa la luce sulla strada, tu puoi andare anche laddove non riusciresti ad andare con il buio. Questo è veramente molto bello. Ma anche noi possiamo avere uno sguardo così limpido, così chiaro, uno sguardo di fede. Mamma mia, tutto vuoto. Chissà perché. Ah, ma c'è Don Filippo qua. Ehi là, stavo approfittando di questo balcone per contemplare un attimino fuori e vedere che cosa c'è. E mi è capitato proprio questo salmo finché ero qui fuori. Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sì, è proprio vero. Il Signore le tenebre le vince. Vince le tenebre del nostro peccato, le notti oscure della nostra anima, per farci contemplare la luce che è Egli stesso. Così è stato anche per il cieco del Vangelo. Lui viveva nelle tenebre, viveva nell'oscurità, viveva nella difficoltà di non vedere nulla, con Gesù è riuscito a vedere tutto, è riuscito ad avere luce nella sua vita, è riuscito a scorgere nelle tenebre della sua vita delle opportunità in più, perché la fede fa questo, la fede rischiara le tenebre, la fede ti fa passare dalle tenebre alla luce che è Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:
va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. So che vuoi sapere l'impegno della settimana. Alla luce del Vangelo di oggi, come il cieco nato, anche tu individua la tua tenebra, dalle un nome e affidala al Signore perché Egli la possa rischiarare. Puoi utilizzare lo schema del foglio che vi viene proposto.